Paolo Emilio Taviani, nato a Genova nel 1912 e morto a Roma nel 2001, è stato uno dei protagonisti della storia dell'Italia repubblicana in ambito politico e culturale. Economista e storico, ha partecipato alla Resistenza in Liguria come capo partigiano. Professore universitario, ha pubblicato tra gli altri importanti studi sulla figura e sulle imprese di Cristoforo Colombo. È stato membro dell'Assemblea Costituente e del Parlamento italiano dal 1948 in poi nelle file della Democrazia Cristiana. Ha fatto parte di diversi governi e nel 91 è stato nominato senatore a vita. In questo lavoro parleremo della sua formazione politico-culturale, del suo impegno antifascista e soprattutto del suo legame con la città che gli ha dato i natali, Genova. I genovesi sono molto legati alla loro tradizione e alla loro storia e in questo senso si va inquadrata anche la figura di Paolo Emilio Taviani, che non a caso fu uno studioso di Cristoforo Colombo, amò moltissimo la figura di Giuseppe Mazzini, tanto che ricorda che il suo nonno aveva avuto l'avventura di vederlo personalmente e in più di un'occasione citò la figura di Balilla, cioè il giovane, giovanissimo genovese che nel 1746 scagliò una pietra contro le truppe austriache che allora occupavano la città. Ecco, in Taviani è fortissimo questo legame con la storia e con la tradizione della sua città. Paolo Emilio Taviani nasce a Genova il 6 novembre 1912 in via Colombo, vicino alla stazione di Brignole, in un ambiente piccolo borghese dalle solide radici cattoliche. L'Italia di quel periodo è una ancor giovane nazione che, mentre cerca un posto tra i potenti, deve assistere sconsolata al fenomeno crescente dell'emigrazione all'estero. Nel 1913 gli espatri toccheranno il drammatico record di 1 milione. E l'anno dopo, la sola Genova, dovrà registrare oltre 6.000 partenze su un totale di 290.000 abitanti. Paolo Emilio è figlio unico. La madre, Elide Banchelli, esercita la professione di insegnante elementare, come Ferdinando, il padre. Ferdinando, che parteciperà alla Grande Guerra e diverrà poi direttore didattico, è militante del Partito Popolare e da amatore calca le scene nella compagnia di Gilberto Govi. Il papà di papà, cioè il mio nonno, Ferdinando, aveva da giovane, aveva frequentato la filodrammatica genovese, aveva fatto il corso, aveva fatto l'attore ed era nel gruppo insieme a Gilberto Govi, del quale era amico, e giravano in Riviera, nelle località, specie nel periodo della villeggiatura, facendo delle rappresentazioni. Poi Gilberto Govi è andato avanti, ha fatto il professionista e il nonno invece aveva già deciso di dedicarsi alla scuola perché era molto attratto dal mondo dell'educazione. Però l'interesse per il teatro nella nostra famiglia è sempre molto presente. Papà ha vissuto con i suoi genitori ovviamente e i nonni materni che vivevano anche insieme a loro. E spesso andava a passeggio, il nonno materno lo portava a passeggio e andavano, si avviavano verso il porto
E papà tante volte ha raccontato che rimaneva colpito nel vedere al porto ogni tanto le grandi navi che partivano con i migranti, quando si riferiva a quando aveva 5 o 6 anni. E vedeva i genitori che erano scesi dalle valli, che salutavano i figli, che partivano probabilmente sapendo che non si sarebbero mai più visti. E tante volte ci ha parlato di queste passeggiate che faceva col suo nonno, che era un genovese ovviamente, e faceva il tipografo di una rivista cattolica, lavorato fino in tarda età. E era di poche parole, questo nonno, molto genuino, però si dedicava molto al nipotino. Fin da quando aveva 7 anni, papà raccoglieva le schede elettorali, scriveva gli elenchi dei candidati alle elezioni, e che sono arrivati fino a noi perché li ha conservati, insomma, li abbiamo potuti vedere. E poi, sempre nel periodo della scuola elementare, si era autoproclamato caporedattore di 2 giornalini diversi che trattavano di argomenti di attualità, compreso di storia, anche della vita del momento, perché aveva sempre avuto questa passione, insomma. Ma insieme alla passione per la politica e il giornalismo che Taviani manifesta fin da bambino, c'è un altro interesse ancora più profondo che lo unisce alla sua città, alla Genova dei navigatori, dei viaggiatori e dei cartografi, la geografia. È questo un amore nato forse guardando la vastità del mare, ascoltandone il suono, respirando quel profumo intenso. Un odore, come scriverà lo stesso Taviani, che si spande dappertutto, che domina tutto, che esalta e trascina. Lui alla sera, prima di addormentare, appena sapeva leggere, non so che età, aveva saputo leggere 5-6 anni, non so, leggeva l'Atlante geografico di Agostini. Era appassionatissimo di geografia e di scoperte. Incamerava informazioni, guardava le cartine, rifletteva, e fin dall'età della scuola elementare gli piaceva fare realizzare lui anche le cartine delle regioni, di dove andava, e ha nutrito e coltivato il suo desiderio di conoscere, soprattutto di fare i viaggi, e organizzava i viaggi nei minimi particolari, soprattutto nel decidere che cosa valeva la pena veramente di fermarsi a vedere. E poi cercava sempre di dare un taglio geografico e politico, diciamo, a tutto ciò che vedevamo. Qui, fascia fondata probabilmente dai francesi nel 1400, ha davanti a sé la costa Nera. Al di là di quei monti, là in quella zona c'è la valle che porta sul Piave. Ecco una cosa che lui mi diceva. Entra credo in questo argomento, è che non si può capire la storia se non si conosce la geografia. Ovviamente da genovese, quindi da ragazzino, no? Da genovese fissò la sua attenzione su Colombo, già cominciò a studiare l'argomento. La passione per Colombo a papà è venuta già in parte da quando era bambino, appunto andava a fare queste passeggiate al porto, vedeva i migranti, e poi l'ha coltivata studiando, e soprattutto nel periodo del liceo sempre più gli ha interessato. Quando era in seconda liceo ha tenuto la sua prima conferenza su Colombo presso l'Università Popolare Cattolica Contardo Ferrini. Poi all'università cercò un contatto con un professore, il professor Paolo Revelli, che era un colombista, e con lui naturalmente approfondì molti argomenti. Poi penso che durante il periodo del grande impegno politico l'argomento colombiano è rimasto un po' sullo sfondo, quando ha lasciato il governo nel 1974 ha ripreso in pieno quella che è una grande passione, approfondendo, viaggiando, studiando e pubblicando. Dall'avventura di Cristoforo Colombo. Fu il genio di Colombo a concepire il disegno di varcare il mare tenebroso che diede l'avvio all'ampliamento del mondo. E Colombo fu il figlio prediletto di quel rinascimento italiano che sta alla base dell'età moderna
e di quella città vittoriosa su tutti i mari che si chiama Genova. Genova la superba, con le sue mura, i palazzi, le torri, le porte, le chiese, le piazze. Genova la fata, con il suo cielo limpido, luminoso, che ti riempie di gioia nelle molte giornate in cui soffia la tramontana. Genova la strega, che ti ammalia e trattiene, ma che nulla ti può dare priva di terra che non sia ingrata. Perciò ti spinge al mare, un mare senza spiaggia che è tutto per lei e dal quale tutto riceve. Un mare che invita alla profondità, alla tenacia delle cose grandi. Questa è Genova oggi. Questa era Genova allora, al tempo di Colombo. Colombo fu la passione di tutta la vita di Paolo Emilio Taviani. Ho dei lavori su Colombo con una dedica appunto di Paolo Emilio Taviani. Nel consegnarmeli mi disse: queste sono le opere che io considero più significative di tutta la mia vita. Al che replicai: ma no, c'è l'attività politica, c'è l'attività di studioso. E egli mi disse: questa attività tra 100 anni sarà dimenticata, mentre queste opere restano. Nelle sue memorie Paolo Emilio Taviani così ricorda: a 300 metri di altitudine, Bavari è un piccolo centro montano tra i torrenti Bisagno e Sturla. È lì che ho trascorso da sempre gran parte delle mie vacanze, in una casa di contadini ristrutturata per la villeggiatura. È lì che andavo da ragazzo. In quegli anni non c'erano strade né macchine, non c'era luce elettrica né acqua corrente nelle case. Preistoria. Eppure devo molto alle genti di quei luoghi. Devo innumerevoli ringraziamenti ai vecchi contadini. Ogni tanto andavo a comprare il latte, la frutta, la verdura e chiacchieravo a lungo con quegli uomini. I più erano analfabeti, ma con una sapienza, frutto di vita vissuta in onestà e in povertà, a diretto contatto con la natura. Una scuola incredibilmente utile per me nei molti momenti difficili della vita. Emilio Taviani, prima che studioso, fu uno studente eccezionale. Fu studente di liceo eccezionale e fu studente universitario. Collezionò più lauree a Genova e a Pisa e a Milano in Cattolica, tutte lauree di grande rilievo e con un grande curriculum. Per comprendere bene Taviani bisogna pensare a quel gruppo di intellettuali cattolici che si formano soprattutto nella Federazione Universitaria Cattolica Italiana durante gli anni 30. È un centro che non si può chiamare antifascista, ma certamente afascista, che approfondisce i problemi della presenza dei cattolici nella società e nella parte finale di questo periodo incomincia a pensare quali saranno gli impegni dei cattolici, in particolare della democrazia che dovrà costruirsi nel nostro paese. Dopo le leggi razziali nel 1938, papà si è schierato decisamente per l'antifascismo, perché aveva letto degli scritti di Bernanò come scrittore e seguiva un po' le notizie di quanto avveniva in Spagna. Questi due fatti, questi due legami lo hanno determinato in maniera netta. Durante la guerra di Spagna, che si protrasse dal 36 al 30,